Ragazzi, sta a vedere sta partita Juve-Roma, cioè già mi rode il culo, mi rode, guarda, veramente, cioè una partita di merda, veramente di merda oggi. Ma mi ha fatto uscire Vlahovic, no? Mi ha fatto incazzare per fare entrare cosa, mica mette un'altra punta dentro che Vlahovic all'ultimo minuto poi costa al centro e cercata, capito, da buttarla dentro e c'è una torre, no, o fa scegliere, fatto entrare cosa, ha fatto entrare quello che è arrivato mo, cioè guarda che roba, te, va. C'è un primo tempo vergognoso, guarda, all'Allegri veramente, uno schifo immane. Guarda, mi fai incazzare perché sta Roma ha pareggiato, una l'ha pareggiata, l'altra fa schifo a sta Roma, non riusciva a segnare sta Roma. La peggio Roma incontrata in tutta la storia, non riusciva a segnare sti scemi. È normale se siamo casati con due squadre di merda che abbiamo battuto. Cioè, ecco. Dai, cazzo. Porca puttana. Cioè, poi alla fine, si muovono alla fine, no? Mi sembra da rivedere Allegri oggi. Cazzo! Non mi piace per niente sta storia, non mi piace per niente, porca puttana. Questa è un'occasione, rinnavi su, primo in classifica, no, invece no, manco per cazzo. Dai, cazzo, buttavo dentro sta cazzo di palla, Cristo. E poi come al solito al primo tempo, sempre sti passaggi indietro del cazzo che mi fanno incazzare, porco Dio. Poi dici che uno si incazza. Se va, ma va a ammazzare. Ma va a ammazzare, va a ammazzare. Ma non l'ha preso un fascia deficiente che mi ha fatto. Ah, che cazzaro! Non ti ha preso un fascia deficiente. Cioè, dov'è che l'ha preso un fascia? Ha preso il pallone. Dai, ha preso un fascia, ha preso il pallone. Poi ha fatto scena, no? Vedi, fa scena. Dio, mi ha distrutto! È rifatto a fare la faccia, rifatto a fare la plastica, scemo nido. Che scenografi che sono sti giocatori del merda, guarda. Mancini. Cascio via, Mancini lo stronzo, cascio via. Comunque, cioè, va veramente. Abbiamo fatto tre passi indietro, guarda. Sto giro veramente tre passi indietro. Che vergogna, guarda. Mamma mia, qua a Roma dobbiamo vincere per forza, cazzo. Dobbiamo vincere per forza, cara Roma. Sto pressing che ha detto, noi dobbiamo fare, non si è visto un cazzo. Giusto alla fine un po', e mi ha attaccato un po' così, a casaccio. Ti ho detto, mi sembrava la vecchia Juve d'Allegri, quando stava in difficoltà, che poi doveva attaccare per forza. Cioè, no, così non funziona, raga, così non ho bene. Pensate, guarda come sta. T'ho detto, ho fatto uscire Vlahovic. Che cazzo fa uscire Vlahovic? Cioè, devo giocare sempre con una punta. Stiamo come Allegri, stiamo. Ma cioè, non cambi un cazzo. T'ho detto, due partite che abbiamo fatto con due squadre di merda, abbiamo vinto. Tutti esaltati. Poi incontravamo una Rometta un poco più forte delle squadre che gli abbiamo rotto il culo. Andiamo in crisi. Ecco qui, ecco, mamma mia, non ti segna. Mamma mia. Poi ci segnano pure questi. Io ho detto, questi a giro e giro ce la buttano dentro, perché ti ha detto. Mamma mia. Non sa so giocare, è quello che mi fa incazzare. Non sa se mo giocare a sta partita. Quello che mi fa incazzare. Mamma mia, guarda, raga, guarda. Ma veramente, quello che no, non va, raga, non va bene. È inutile che mo criticate di qua e di là, perché ho detto la prima partita non si è montata la testa, la seconda partita ho detto mi piace il gioco, due belle partite, questa doveva essere veramente la prova del 9, stiamo guadagnando, si riesce a McKennie, questa deve essere la prova del 9, che è una Roma veramente de merda, una Roma de merda, noi non gliela famo a segnarsi a sti morti, non gliela famo a segnarsi i morti, cioè veramente, guarda. Ah, hai dato una gomitata in fascia, vedi, ecco lì. Mancini è uno stronzo, sempre detto uno stronzo, un giocatore di merda Mancini. Ma stiamo pure in 10. Attacco per la Roma, Juve momentaneamente in 10. Mancini. Mica. 2.40 al 90esimo. Mancini. Appenander del difensore della Roma. Di testa Douglas Luiz. Sul pallone Angelino. Zaleschi. Rimane a sostegno Angelino, il pallone per il terzo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Niente male, Cone recupera. Guarda l'arbitro. Comunque, ragazzi, veramente, boh. Cioè, io non ero convinto, pure con le due vittorie col Verona e con quella col Como, non ero tanto convinto, perché sono squadrette quelle. Dico, però c'era visto il gioco. Perché noi pure con le squadrette facciamo un gioco di merda con Allegri.
e pensavo che almeno questa te la giocavi, facevi, mostravi quel gioco che hai mostrato con quelle, poi magari non vinci, però te la giochi, no, invece no, manco per caso, niente, niente, purtroppo niente, abbiamo fatto 3 passi indietro, che cazzo da fa? Mo non rompete il cazzo che criticate quelle solite stronzate di merda che scrivete, perché mi state sul cazzo quando scrivete le stronzate. Perché voi le partite ne guardate, non so che cazzo guardate, e poi venite sotto a scrivere minchiate, perché giusto quello sapete scrivere. Cioè Diaco Motta, devi dare una svegliata, cazzo, una svegliata devi dare, cioè. Guarda, guarda, guarda te, guarda, Ango. Guarda, 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 alla fine se stiamo a far mettere sotto da Roma, guarda. Attacco della difesa della Juventus, ha ottenuto un calcio d'angolo importante. Ha fatto entrare Davide Luiz lì per levarmi il coso, per levare una punta, la punta centrale, per mettermi che una mezza punta, una mezza, un mezzo centrocampista, che cazzo è? Cioè, tutti in difesa, che stiamo a fare lì, che mi ha fatto? Cioè, stiamo a difendere 0-0, ma ti rendi conto come cazzo stiamo? No, così, così non va bene, raga. Non va bene, dovevamo essere primi in classifica, cazzo, invece no. Invece no, eccola, ecco Dybala, guarda Dybala, ecco Dybala, ora si inventa qualcosa, vediamo che si inventa. Dybala, palla al limite, Angherigno, ancora Angherigno, prova il sinistro, Cambotta, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che rasoiata che ha tirato questo. Infatti se inquadrava la porta segnava, cioè qua, qua è rimasto fermo, se inquadrava la porta entrava. Ma vaffanculo, va. Cioè, veramente, sto giro sono disgustato. Perché non te la sei giocata, uno. Hai giocato come Allegri, cioè, due. Non hai dato manco un niente. E non mi venite a romper cazzo che se dovesse segnare Juve, come hai visto, proprio segnato, non mi fate come a me perché mi fate incazzare, mi fate, Testa di cazzo. Vado incazzare. Porco Dio, poi di giorno ti incazza. In quello di recupero, mezzo minuto è passato. Niente, raga, cioè, raga, almeno ecco, c'era la sosta, vincevamo, aggiunto, arrivato. Dire, tocca tirare le orecchie. Doveva giocare l'attacco, tutti all'attacco, tutti davanti. Dovevi fare pressing, non avevamo fatto pressing manco per cazzo, non abbiamo fatto un cazzo, abbiamo fatto. Anzi addirittura la Roma che si sta a prendere alla fine batte Cristante a cercare sul muro dopo isolato in avanti, la prende di testa, arriva a Zaleschi, si allarga sul muro dopo, mamma mia, guarda Baldanzi. Cioè non ci siamo, raga, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, raga, non ci siamo, non ci siamo. Cerca Mandelino, sbaglia la misura del passaggio, la porta carico per vede Koffeiners, non arriva con Sessao, chiude Cristante, la rivista della Juve. Sai che siamo lenti, impacciati, la palla passiamo spesso indietro, non ci abbiamo, no, cioè l'organizzazione del gioco non si è vista un cazzo, vedi? Come andiamo, se famo pressare andiamo in difficoltà, non ci capiamo un cazzo, vedi? Ci capiamo un cazzo, se non fate rinculare il pallone, sulla seconda palla l'esco e Cerica, no, vedi, sui portatori di palla non ci andiamo, magari in 2-3 sul portatore di palla, no, stiamo tutti scordinati, è normale, no? È normale, no? McKennie, inseguito da niente, calla. Baldanzi, attenzione di palla calibro dall'altra parte, non l'ho visto Baldanzi, preferisce Zaleschi che era molto vicino. Zaleschi sterza, va sulla sinistra, calla, e calla, diato, angolo. Cioè, raga, tutta la partitaccia questa. Cioè, qui oggi a Roma dovevamo farne in boccone. Perché questi stavano demoralizzati, venivano su, raga, la paura di rischiare, e tu è lì che devi menare. Invece no, ti sei messo in difesa, ti sei messo ad aspettare, a vedere, che cazzo aspetti? E questi poi ci stanno a menare, gli ultimi 10 minuti solo la Roma c'è stata. Cioè, veramente, guarda. Dai, butta giusto cazzo di pallone, devi da cori. Dai, cori, questa è in fuorigioco, coglione, vai. Della. Vai. Idiz, tira un porti, ha ammazzato uno in tribuna curva. Tacchi tua! Ecco. Ma va, no. Una partita di merda, cazzo, mi fai incazzare. Tiago Motta, oggi non ci siamo manco per cazzo, non ci siamo.
a me guarda, mi scassa il cazzo, pare già, o magari perde la Roma, mi giro proprio il cazzo. Mi giro proprio il cazzo, perde con questo, o magari pareggia pure in casa. Questi non vincevano manco per scommessa a Torino quando venivano. Cioè, una squadra che ha sistemato Diacomotto con due partite che si vedeva una buona Juve. Cioè, ecco, stava a far mettere tutto da sti morti. Cioè, veramente. La verità merita la Roma, lo dico, la verità merita più la Roma che noi. Cioè, niente, non va bene, così non va bene manco per cazzo. Non va bene manco per cazzo. Minuto e mezzo alla fine. Minuto e mezzo. Minuto e mezzo, che cazzo può succedere? Perché tanto. Diciamo che sta una live relation sto facendo. Perché è più lunga del solito. Poi ti ho detto perché ha fatto uscire Vlahovic. Io non lo so perché ha levato. Boh. Cioè, già cominciamo a fare questi cambi del cazzo così. Me levi una punta, giochi senza punta. Ma che cazzo, sta a fare vedere che c'ha paura. Infatti, quando è uscito Vlahovic, tutti in difesa stavamo. Ma che schifo sei come Allegri. Vattene a fanculo. Già per sta a fare incazzare. Cioè, mi sta facendo incazzare veramente, porco Giuda. Una buona, ma rischioso giocato da parte di Conceição. Ah, vaffanculo, va. Vai a fare in culo, guarda. Cioè, guarda lì. Guarda. Guarda che roba. Calma, l'apertura di un Questi tre passaggi arrivano in porta. Noi, guarda, stiamo ancora dentro a combattere col portiere. Passagnere al portiere. Stiamo... Mannaggia la Madonna, mannaggia Dio. Sombrero, poi c'è lì, ancora così. Ma che è il Brasile a Roma? Ma che è il Brasile, porco Dio? Ma guarda come gioca lui! Madre mia! Che vergogna, guarda! Che vergogna! Pochi secondi, mancano pochi secondi. Cristante, meno di 10 secondi alla fine, prestato Cristante. Fallo. C'è fallo, calcio di punta. Ma gli aveva di calzoncino, la vado. Game over! Game over! Meglio così, perché se durano altri 5 minuti questi ci segnavano. Cioè, veramente, una Juve vergognosa. Motta, devi cominciare a vergognarti. Tre passi indietro abbiamo fatto, hai fatto schifo. Hai fatto schifo.